Buongiorno, 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 ben ritrovati. Parliamo ancora di cambi di casacca, cioè quando il bancario e o il consulente decidono di cambiare banca e o mandante. Allora, se tu decidi di cambiare casacca, devi decidere prima l'outfit. Cosa vuol dire? Vuol dire che in base alla mandante che andrai a scegliere, ci sono delle caratteristiche, delle prerogative. Ogni mandante ha una sua caratteristica e quindi devi decidere a monte come tu vorrai investire i prossimi anni, cioè vuoi fare un lavoro con imprenditori, aziende, eccetera, scegli un certo tipo di mandante. Vuoi avere dei clienti invece che si bancarizzano da soli? Devi scegliere un altro tipo di mandante. Quindi, in base a quello che tu decidi di fare, clientela retail, clientela private, clientela super top, 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 top VIP, aziende, privati, eccetera, sceglierai la mandante perché è vero che da una parte più o meno tutte hanno gli stessi prodotti. Però è anche vero che hanno piattaforme diverse, progetti diversi, tipo di servizi diversi. Quindi devi decidere a monte cosa vorrai fare nei prossimi 5, 6, 7, 10 anni. Una volta deciso quello, allora vai a scegliere la mandante migliore in questo momento che possa darti quel tipo di assistenza e servizio. Proprio ieri parlavo con un consulente che sta prendendo la decisione di lasciare la mandante e abbiamo parlato di tre mandanti, di cui chiaramente non faccio i nomi, ognuna con caratteristiche diverse. Sulla base di quello che è il progetto, infatti stiamo decidendo quale direzione prendere con questo consulente, allora si sceglierà la mandante. Quindi non è solo una questione di quanto mi dà, è quanto mi dà in termini di monetizzazione, quindi economici, ma è anche cosa mi servirà questo fornitore, cioè questa mandante, che tipo di caratteristiche ha. Sulla base di quello, in base al mio progetto, io dovrò decidere la mandante. La presenza sul territorio di questa mandante, il nome, se è abbastanza conosciuta, se è troppo chiacchierata, se non la conosce un cavolo di nessuno, se il mio obiettivo sono gli imprenditori, le aziende, i privati, dipende. La scelta della mandante non è solo una questione puramente economica, ma è una scelta di posizionamento. Quindi, cioè, devo decidere prima l'outfit. Cosa vorrò indossare per i prossimi anni? Che tipo di professionalità voglio portare avanti? Questo è quello che bisogna fare prima. Quindi, se volete confrontarvi con me, io ci sono, sono a vostra disposizione. Ok? Ciao, ciao a tutti. Oggi video strategy qui alla Business Coaching School, visto che Milano è ancora semi chiusa per quanto riguarda gli alberghi. Qui almeno siamo aperti, mascherina giusta, distanza giusta perché ho cercato di prendere poche persone, però ci siamo, la Business Coaching School è aperta, quindi noi cominciamo a fare i corsi anche dal vivo, ok? C'è tanto spazio, quindi cercheremo di distanziarci non solo all'interno della sala, ma anche poi quando faremo coffee break e pranzo, eccetera. Va bene? Ciao, ciao a tutti, ci vediamo domani. Ciao!